Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Coloro che ancora credono alla narrativa ufficiale del globo spesso dicono: se la Terra è piana, allora le persone da tutte le parti del mondo che vanno a zoomare con un telescopio dovrebbero vedere il Monte Everest. Tanto per iniziare, questa domanda presuppone l'errata assunzione che noi possiamo vedere infinitamente lontano con l'uso di un telescopio. Questa idea è stata indottrinata nelle persone grazie ai moderni astronomi, i quali affermano che le stelle ed i pianeti che mostrano attraverso i loro telescopi si trovano lontani milioni, miliardi e trilioni di chilometri, facendo sì che molte persone ritengono che un telescopio posizionato orizzontalmente possa permettere di vedere lontano nello stesso modo o perlomeno fino al Monte Everest. In realtà, cosa che non potete testare voi stessi, se usate un telescopio o una fotocamera con un semplice ingrandimento di 100 o 200 volte, le stelle e i pianeti non sono così lontani e si possono zoomare per vedere i loro incredibili dettagli, oltre a quello che è possibile su una distanza così assurda. Comunque sia, quando si osserva orizzontalmente attraverso il nostro regno piano, si presentano grandi limitazioni atmosferiche di visibilità che non si incontrano quando si osservano le stelle. Oltre al fatto, tanto per fare dei nomi, la prospettiva, la convergenza, la risoluzione angolare, il punto di fuga, oltre all'inquinamento, la foschia, l'umidità, la nebbia, la condensazione ed altro. Molte persone che fanno domande sul fatto di poter vedere il Monte Everest attraverso il telescopio, in realtà non hanno mai provato, in realtà non hanno mai fatto personalmente questo esperimento, perché saprebbero perfettamente che la visibilità diventa progressivamente sempre più distorta, con più lontano si osserva, fino al punto in cui non si può discernere più nessuna risoluzione. Ovviamente esistono colline, montagne, costruzioni, alberi ed altri innumerevoli oggetti lungo la linea di osservazione che, quando sono ingrandite, vanno ad ostruire qualsiasi possibile veduta per arrivare fino al Monte Everest. Se vi trovate su una spiaggia, su un piano, su una prateria, scoprite che l'orizzonte si estende fino a 8-9 km da voi, a seconda del tempo atmosferico e la vista dei vostri occhi. La portata degli occhi dell'uomo, il nostro campo di vista, va da 110 ad 1 grado. E l'angolo più piccolo dove ancora si riesce a vedere un oggetto è un sesto di grado. Pertanto, se un oggetto, trovandosi lontano dall'osservatore, diventa 3000 volte più piccolo rispetto al suo proprio diametro, non si riesce a vedere. Tanto per fare un esempio concreto, una persona riesce a vedere una monetina del diametro di 25 mm fino a 76 metri, non oltre. Con l'aiuto dei migliori telescopi, nei giorni più limpidi, si riescono a vedere oggetti che sono qualche centinaio di volte più piccoli o più lontani, ma nulla rispetto alla nostra scala di vista per poter uscire a vedere il Monte Everest da qualsiasi parte nel nostro regno piano. Semplicemente non è possibile. Se siete veramente interessate ad approfondire questa tematica, avete a disposizione il preziosissimo Indice Alfabetico. Trovate il link nella descrizione di tutti i video. Facendo le vostre personali ricerche sulla prospettiva o la playlist prospettiva perché non vedo fino in America. Inoltre suggerisco le voci densità ed in particolare densità dell'aria, fogli acetati.
Indagate anche sulla voce atmosfera, prendendo visione del bellissimo video Atmosfera, quanto potremmo vedere lontano senza l'aria, timelapse sul lago. Molto bello anche il video Nave, non scompare sull'orizzonte, che vi apre il video dal titolo Le navi spariscono dentro l'orizzonte, non dietro, numero 2, dell'11 ottobre 2016. Nel ringraziare per l'attenzione, auguro a tutti e a tutte momenti sereni in questo mondo reso inquieto da entità non umane. Staccatevi dalle news.